appunto tutte originali, ma la cosa più importante che, sulla quale vorremmo studiare noi chiaramente è rispetto proprio a un'analisi della... è un'evoluzione di quella che è stata la, la parte musicale e soprattutto per quello che riguarda, a noi ci interessa tantissimo uno studio sulla, sulle posture e sulla, sulla gestualità della, all'interno della zeta. Abbiamo parlato di figura, abbiamo parlato di maschera. A me piace il termine maschera, abbiamo parlato di maschera come concetto, che per me figura è la stessa cosa, il semplice fatto che abbiamo parlato di eroe universale. Più che un eroe universale, secondo me Pulcinella, così come il nostro pagliaccio, che poi è la stessa cosa, è fondamentalmente l'eroe integrato, mi viene a dire. Ed è integrato soprattutto se noi ne sappiamo leggere la gestualità. Mi è rimasto tantissimo l'immagine quella del bilancione tenuto con gli spaghetti. Lì c'è. Per me c'è una veramente, ho sentito una grossa integrazione e soprattutto un dialogo tra le parti, no? Poi io sono un po' malata perché sono psicoterapeuta, quindi per me è fondamentale riconoscere questo dialogo e riappropriarsi anche di certe proiezioni, perché danno veramente il senso dell'eroe poi in fondo. E quindi il nostro studio vorrebbe andare in questa direzione, quindi questo Pulcinella che si sostiene, l'altro Pulcinella che mangia i suoi stessi spaghetti, mi danno proprio la sensazione di due parti che riescono a dialogare accettandosi in qualche modo e compensandosi, per cui noi andremo in questa direzione. Grazie. Per concludere con questo brano, perché lo facciamo? Perché facciamo un brano conosciutissimo, La Tamburiata Nera, per il semplice fatto che in questa nostra versione, poi anche nella versione della nuova compagnia, c'è stata una forma di integrazione tra le varie classi, se vogliamo, no? Partendo da un brano comunque di composizione classica, c'è stato un inserimento di parti più tradizionali, più popolari, fino ad arrivare a delle versioni più metropolitane. Noi ci sentiamo di concludere con questo brano perché ci sembra opportuno nel metodo più che nel contenuto. A voi. Amen.